Noi Roma si trova in via Aldovrandi, zona Decenze Villa Borghese, a presidiare una nuova fermata, quella del tram 3 e del tram 19. Il perché lo vedete con i vostri occhi. Non trovi che sia un po' pericolosa questa fermata? Un pochetto sì, sei fermo a mezzo alla strada. Ti è mai capitato che magari qualcuno ti veniva addosso? Addosso no, vicino. Che pensi che dovrebbero fare le istituzioni su questa fermata? Che si può fare? È pericolosa questa fermata che scendete e vi trovate per strada praticamente? Sì, sì, è pericolosa qui. È mai capitato che lei scendesse, magari si vedeva una macchina arrivare? Sì, sì, però se fermare qua la macchina va bene, però se non fermare è pericoloso. Le è mai capitato che mentre scendeva una macchina magari le venisse incontro oppure comunque non si fermassero perché la segnaletica è alquanto sbiadita da quello che vediamo? Personalmente no, non mi è mai capitato. Comunque in effetti ho visto che... per il viaggiatore insomma è un pericolo costante, anche perché spesso i motorini vengono con molta velocità e all'ultimo momento si accorgono o non si accorgono oppure fanno finta di non accorgersi insomma. I motorini fanno quello che vogliono, quindi passano a destra, a sinistra. Che ne pensa di questa fermata? Non è un pochino pericolosa per i passeggeri che scendono, soprattutto per le persone anziane? Sì, infatti lo è, perché come si può notare esattamente in questo momento il tram è fermo in mezzo alla strada, spesso le macchine passano e quindi c'è il rischio che chi scende venga travolto più che chi sale, quindi assolutamente sì. Credo che però sia una fermata molto molto antica questa, da più di 50 anni, quindi non so neanche come si potrebbe modificare, perché passando in un punto così ad alto scorrimento probabilmente credo che non ci possano essere alternative, però magari una segnaletica un po' andrebbe migliorata, tipo il manto stradale. È assolutamente condivisibile, ma partendo da questo presupposto allora parlando di Roma vabbè, non finiremo più, perché questa ritengo che sia diventata ormai una città invivibile, peggiorata continuamente da tutte le amministrazioni. Non per ultimo questa di Marino, che secondo me sta facendo tutta una serie di interventi a dir poco non utili, e noi che ci viviamo purtroppo dobbiamo quotidianamente sopportare tutto questo carico. E basta andare a fare un fine settimana a Parigi, a Londra, a Berlino o a Francoforte per accorgersi che invece le realtà europee sono assolutamente diverse. Segnaletica orizzontale completamente sbiadita, quella verticale completamente arrugginita, per non parlare del manto stradale pericoloso soprattutto per i passeggeri anziani che scendono a questa fermata. Noi Roma la prossima settimana si troverà qui a presidiare anche questa fermata.